Siamo sempre e ancora qui al Grand Hotel di Salso Maggiore, dove dietro di me c'è un quadro dove evoca tutte o alcune delle vincitrici di Miss Italia. Penso che vada dal 1991 al 2010, perché proprio qui comunque si sfidavano le nostre modelle. Però qui di fianco a me abbiamo Antonio Enzio, un cantante che ha appena cantato, pensate un po', che ha una voce veramente straordinaria. Cosa hai cantato questa sera? Questa sera ho interpretato il brano Foglie al gelo di Francesco Gabbani. Com'è andata secondo te? Abbastanza bene, a parte il fatto che sono un po' raffreddato, però per le mie condizioni è andata bene stasera, sì. L'importante è che vada sempre tutto bene anche se si è un po' ammalati, giusto? E senti, cosa vogliamo sapere di te? Beh, allora, io ho partecipato a Ti lascio una canzone nel 2015, ho avuto la fortuna di riuscire ad entrare a far parte dell'ultima edizione, perché poi adesso non ne stanno facendo più, con Antonella Clerici, e sono stato ben 3 mesi lì, 12 puntate. E oltre questo, vabbè, studio canto da molto tempo, avevo 9 anni quando ho iniziato e sto continuando in questo percorso. Ho fatto il mio primo inedito circa qualche mese fa sotto la produzione di Vin e Lasty Record, e piano piano sto continuando su questa strada, sì. Quindi possiamo sapere quali sono i tuoi progetti futuri, quali saranno? Beh, allora, i miei progetti futuri sono innanzitutto continuare a studiare. Però spero di riuscire a entrare a far parte di qualche programma televisivo. Per esempio, quest'anno non sono riuscito ad entrare a The Voice per un cavillo d'età, perché compio 16 anni a marzo, quindi ci proviamo l'anno prossimo magari, e speriamo bene. E X Factor non ti piacerebbe? Anche X Factor, amici, perché no? Però vediamo con calma quale sarà la strada da prendere. Ebbene, allora chissà quale sarà e dove lo vedremo, lo scopriremo più avanti. Nel frattempo diamo ancora un saluto, quindi ciao a tutti. Ciao a tutti. Ora qui dal Grand Hotel di Salso Maggiore ricordiamo uno dei grandi soci della radio, anche Davide Tibaldo, che salutiamo, vero Mattia? Sì, io Mattia Fontana e Davide Tibaldo, sì, siamo soci e non solo, chiaramente anche direttori artistici della radio. Ecco, ci tenevo a precisare perché ho fatto un piccolo errore. Dai, una dimenticanza. Una dimenticanza, sì. Allora Mattia, come sta andando secondo te? Ma sì, diciamo che i cantanti, sì, nella vera obiettività della situazione, qualcuno è veramente ad alti livelli, altri un po' meno. Diciamo che bisogna un attimino, per qualcuno deve ancora, manca qualche ora di volo, però direi che nel contesto generale sono tutti bravi, insomma. Qualche stonatura l'ho sentita. Quanti cantanti hanno cantato fino a ora? Ho cantato circa una decina di cantanti. Quindi fino a qui per te il vincitore può essere uno? Fino a questo momento sì. Sì, poi diciamo che molti cantanti giovani hanno scelto delle canzoni un po' difficili, qualcuno ha scelto Etta James, che non è proprio facile, insomma, quindi. Però sì, nel contesto sono bravi, poi la passione è quello che premia sempre tutti. Ma cosa consigli di portare sempre queste gare, canzoni facili o canzoni difficili? Ma no, bisogna portare sempre delle canzoni adatte a se stessi, anche se secondo me un cantante dovrebbe essere in grado di cantare tutto, però uno deve un attimino adeguarsi a quello che possono essere i suoi timbri e il suo stile, ecco. Va bene, allora noi ti lasciamo andare perché il tempo corre, e quindi ci vediamo più tardi con altre notizie di Mattia. Esatto, grazie, un saluto a Davide Tibaldo, quale socio. Ciao, Davide, ciao. Ed ecco un ospite qui presente in questo contest musicale, non è un concorrente ma bensì un ospite, abbiamo detto. Ciao Marco La Cerenza. Salve a tutti. Ciao Marco, allora sì, tutto bene, cosa fai qui? Allora, io faccio l'ospitata, canterò 2 brani. Io in sottofondo sento una canzone, questa è la tua canzone. È familiare questa canzone. È molto familiare, sì, perché abbiamo fatto un video insieme, grazie a lui. Insieme, è stata una bella cosa, una bella esperienza. E poi avere una bella ragazza come Martina al mio fianco è stato anche un onore, quindi... Grazie mille. Ma come sta andando questo video? Spiega un po'.
Sta andando molto bene, su YouTube siamo arrivati a 69.000 visualizzazioni. Siamo da 12 settimane nella classifica indipendenti, quindi sono 76esimo e per un ragazzo che ha le prime armi come me, diciamo, è un traguardo enorme. E diciamo che sto facendo la mia strada e non mi lamento. Vediamo cosa riusciamo a combinare più in là. Stai facendo la tua strada, ma prima vogliamo dire che facevi parte di un gruppo. Esatto, prima facevo parte di una boy band, perché Ti lascio una canzone, dove sono stato concorrente, mi hanno unito ad una boy band con altri tre ragazzi chiamata Made in Italy. Infatti eravamo una band vocale che ci armonizzavamo, facevamo canzoni tutte particolari, Bee Gees, e allora abbiamo fatto parecchie belle esperienze. Infatti abbiamo cantato con Mika, abbiamo cantato con Neck, Raff, Umberto Tozzi e Gigi D'Alessio, siamo stati due volte alla Vita in Diretta, Si c'è la notizia, Te che te su Rai 1, abbiamo fatto un botto di cose. Però da settembre, allora, per via delle complicazioni che, essendo di paesi diversi, Milano, Napoli, Taranto, io, Foggia, c'era molto difficile trovarsi per fare le prove, eccetera, e quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada da solisti. E io ho iniziato a novembre e diciamo che sta andando anche abbastanza bene. E allora diciamo che ti diamo un in bocca al lupo, tanta fortuna per la tua strada, sperando che arrivi sempre più in alto, e alla prossima! Alla prossima, grazie mille. Grazie a tutti. Ed ecco qui ancora Mattia Fontana, che ci ha portato una bellissima ospite. Mattia, chi abbiamo qui, l'onore qui con noi? Intanto l'onore l'ho avuto in primis io, perché io e lei siamo nello stesso tavolo da giudici, sì. Quindi questa è la cosa, ci siamo anche consultati molto. Certo. Diciamo che abbiamo i pareri concordi. Abbiamo i pareri anche concordi, quindi questa è una cosa, è un fatto molto importante. Insomma, Cosetta Gigli però che... Gigli! lei sgrida e non scherza, ti è nata da sempre la passione della musica, sì, della lirica, in modo particolare l'operetta. Sì, io adoro l'operetta perché mi fa ridere. Sì, sì, sono una persona molto, come posso dire, che mi piace divertirmi, ecco, esatto, più che altro. Per cui nell'operetta io ho trovato un genere musicale che, diciamo, a parte che abbraccia tutte quante le arti, dal canto, la danza, la recitazione, no? Sì. Però soprattutto ha una trama, uno sfondo comico che è molto divertente, perché quasi sempre si parla di corna, quindi è molto divertente. Senti, ma e fanno ridere le corna, no? Agli altri. Senti, Cosetta, ma tu quante ore al giorno così provi o ti alleni? Io poi adopero sempre questo termine, allenarsi. Guarda, diciamo agli inizi, i primi anni, mi allenavo tantissimo. Poi adesso ho tantissimo da fare, che mi alleno cantando, perché sono sempre in attività, ecco. Perché un po' con l'insegnamento, poi con i concerti, sono sempre in batteria. Ecco, quindi voglio dire, automaticamente ti alleni già. Come farei? E poi i vicini di casa si arrabbiano. Veramente? Sì, sì, no, ci credo. Senti, prossimi progetti? Ma ne ho diversi, insomma, un paio di mesi fa sono stata in Canada con altre persone, con Ron e altri cantanti, e alle cascate del Niagara, appunto, e poi adesso ho dei concerti, diciamo, in zona tipo Lucca, Pistoia, così, poi vado in Sicilia e poi a New York, sì. E poi continuo. Senti, tu ti ripeti una donna fortunata, visto che hai fatto il mestiere, la tua passione poi è stato un mestiere. Io sono felicissima, sono proprio contenta, amata di fare questo mestiere, è proprio quello che volevo io. Quindi sono veramente contenta e ringrazio Dio tutti i giorni. Ecco, questa è una cosa fondamentale, molto bene. Senti, io da giudice mi sono trasformato in intervistatore. Comunque niente, ti ringraziamo, adesso noi dobbiamo tornare necessariamente al tavolo, perché abbiamo altri cantanti da giudicare. Questo è sempre Like Radio, io sono Mattia Fontana, la grande Martina Zoiro con noi. E allora lasciamo la linea, perché voi dovete andare e poi dopo vedremo come finirà, va bene? Molto bene. Diamo un saluto a tutti, ciao, ciao, ciao! Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù
dov'è il mio amore? Che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto.